Siamo in una società plurale, ma dobbiamo far leva su questa amicizia civica, rispettandoci profondamente gli uni gli altri, rispettando tutti i credi, rispettando tutte le convinzioni e attraverso un appassionato racconto delle sensibilità di ciascuno, cercare il massimo di riconoscimento possibile dal momento che abbiamo in comune un grande bene pratico, il fatto di essere insieme, di vivere insieme. Dobbiamo scegliere questo bene sociale e trasformarlo in un bene politico.